Al Teatro Piccolo Bellini di Napoli, Teatro in Fabula, un collettivo di giovani attori che lavora insieme dal 2010, mette in scena Le 95 tesi, una storia di Lutero, per la regia di Giuseppe Cerrone e Antonio Piccolo, che recita nei panni di Lutero insieme a Raffaele Ausiello, Sergio Del Prete, Aniello Mallardo e Alessandro Paschitto. Un punto di vista originale sul riformatore religioso, che ben si presta però a rappresentare anche l'uomo contemporaneo. Una biografia raccontata attraverso i concetti cardine di dubbio e limite. Di quale limite si parla nello spettacolo? Di limiti umani e in particolare di quelli legati al personaggio di Lutero, il quale attraversa una fase davvero cruciale della sua vita quando i contadini in Germania cominciano a ribellarsi. E sebbene questi contadini si sollevano seguendo il suo insegnamento, lui poi non se la sente di essere il loro corifeo e alla fine parteggia per i principi. Quindi è come se il teologico non riuscisse poi a divenire politico fino in fondo, e questo lo porterà poi ad avere dei tormenti e delle colpe per tutta la vita. La religiosità vissuta tra dimensione privata e pubblica è anche un argomento di stringente attualità. Sì, ora che l'abbiamo riallestito, cioè che siamo passati da una forma di studio a una forma un po' più simile a quella che avevamo in mente quando abbiamo cominciato a lavorare a questo testo, ci siamo resi conto che è diventato ancora più attuale, o almeno noi così lo percepiamo, poi può essere anche che il pubblico non sia necessariamente d'accordo, però da un punto di vista anche storico secondo me spiega molte cose della realtà odierna, perché intanto spiega come è nata un sentirsi tedeschi, e vogliamo o non vogliamo oggi il popolo tedesco è un popolo importante nell'economia dell'Europa, e poi rompe l'ultimo baluardo dell'unità europea che era la Chiesa, e c'è una battuta che dice un ambasciatore italiano in Germania, dice: verrà il momento, ricordatelo, in cui all'uomo non basterà più dire io parlo latino, io sono cristiano, per poter andare dove vuole. Frontiere, barriere di ogni genere che non verranno mai abbattute si innalzeranno tra gli uomini. Insomma, mi sembra contemporaneo, poi boh. Le 95 tesi è un'iniziativa del progetto Napoli Città Giovane, i giovani costruiscono il futuro della città, promossa dall'Assessorato ai Giovani e Politiche Giovanili, Creatività e Innovazione. Presente alla mise en scène anche l'assessore Alessandra Clemente, insieme al sindaco Luigi De Magistris, che ha rinnovato l'impegno del comune a scommettere sull'arte e la creatività, specie se promosse da giovani artisti. L'anno scorso è stato per me motivo di grande orgoglio e motivo di grande orgoglio del sindaco del comune di Napoli poter fare un qualcosa per i ragazzi che in questa città vogliono vivere di cultura con i fatti, un finanziamento concreto, 15.000 euro, che però non sono andati agli amici degli amici o a chi ha Santi in Paradiso, ma attraverso un bando e una commissione pubblica che è stata presieduta da Michele Placido insieme a Marco Müller, Maurizio Marino, nomi quindi anche nazionali del settore. Ecco, una commissione ha giudicato tramite un bando un progetto teatrale che oggi finalmente, grazie alla bella ospitalità del Teatro Bellini, Daniele Russo dice sempre che ha accettato questo progetto a scatola chiusa, ecco, stasera veniamo ad aprire tutti insieme questa scatola chiusa, contenta di un teatro così pieno e della possibilità insieme ai ragazzi della città di Napoli di lavorare per tantissime altre occasioni di questo tipo. I criteri di selezione sono stati fondamentalmente la bellezza, la estrosità e l'originalità, e questa rappresentazione ha saputo certamente coniugare tutte queste qualità che io le ho rappresentato.